qual è il bilancio di questa serata? Qual è? Il bilancio di questa serata. Ah, ottimo, è ottimo. Un pubblico veramente molto attento. Bello suonare comunque in situazioni, in contesti, in club un po' più piccolini, e dove appunto c'è più calore, c'è più atmosfera. È più bello perché le persone appunto ti stanno a sentire, sono vicine proprio fisicamente a te, è una bella sensazione, una bella atmosfera. Antonio, tu hai una scelta musicale che non è per niente commerciale, cioè hai proprio una predilezione all'eleganza, diciamo, a questa eleganza d'oltreoceano, come ha scritto già qualcuno. Dove puoi arrivare secondo te? Noi ci auguriamo di arrivare il più lontano possibile, ovviamente. Ad onor del vero c'è anche da dire che è vero, c'è una certa delicatezza nella composizione, ma devo sempre ringraziare tantissimo il resto della band, perché è sempre così, perché sì, è vero che il pezzo arriva, io scrivo i pezzi ma poi tutti insieme li lavoriamo e quindi tutta questa delicatezza che fortunatamente ci fa molto piacere, ci viene riconosciuta, comunque è merito soprattutto loro. Speriamo di arrivare il più lontano possibile, ovviamente. Antonio, perché un ragazzo oggi deve venire ad ascoltare te? Cosa gli puoi offrire tu? Questa è una bella cosa. Tu e ovviamente la band, scusa. È fondamentale. No, più che altro la nostra idea fondamentale era quella di raccontare. Sono canzoni. Molte persone ci dicono sono canzoni ma sono scritte in inglese. Noi cerchiamo comunque di conferire a forma canzone un certo tipo di sonorità un po' post-rock, un po' nordica, quindi di dargli quell'eleganza, quel colore che magari almeno nell'Interland napoletano abbiamo trovato poco, e magari può essere una scelta un po' differente in questo panorama campano, almeno penso così, almeno questo, no? Assolutamente sì. Un anno e passa di attività, ad estate è uscito il vostro primo album, 3 tracce bellissime, io le ho ascoltate. E per ora come sta andando quest'album? Veramente, veramente siamo felici perché sta andando. È uscito il 3 ottobre, si intitola We Say Goodbye, We Always Stay. Siamo piacevolmente sorpresi dai primi risultati, dai primi feedback che stiamo avendo. È molto ascoltato e questa è la cosa bella. Grazie. A parte te che siamo felicissimi, però è evidente che c'è un feedback generale trasversale. La gente che ascolta il disco. Sì, forse quindi, non ce l'aspettavamo così tanto. E quindi invece... è davvero una... bello. Mi sono stata tirata in ballo all'improvviso. No, a me fa che mi piacere sottolineare anche una bellissima collaborazione che abbiamo avuto all'interno del disco, perché sono 9 tracce in inglese più una bonus track in italiano. Sto dicendo una cosa seria? C'è la bonus track in italiano in cui ci ha fatto il grandissimo piacere e onore di partecipare Claudio Domestico in arte Newt, che ha dato un gran contributo a livello non solo canoro, proprio melodico, ma a livello sì umano, perché oltre che essere un artista che ci piace molto è comunque un amico e ci fa piacere aver condiviso questa esperienza di questo primo album con lui. Allora, partendo dal presupposto che noi abbiamo dei lettori che comunque non sono molto preparati sulla musica moderna, così, leggendo alcune vostre recensioni c'è scritto che voi le fumate giocattoli? No, il Glock, vedi, guarda, c'è il Glockenspiel che diciamo che è più una versione giocattolo, c'è anche la diamonica che viene chiamata comunque un giocattolo perché sono degli strumentini base, diciamo, non livelli alti. Comunemente vengono chiamati giocattoli, sì, effettivamente sono strumenti, c'è cioè il Glockenspiel, la diamonica. Non è che mettiamo il Monopoli nei nostri pezzi. Pure sarebbe un'idea. Pure sarebbe un'idea. Sì, Pink Floyd ci hanno messo un registratore di cassa. Perché no? Esatto. Ultima domanda, il futuro di Antonio Firmani, Fort Rose? Il futuro ovviamente ci aspettiamo di... quello che possiamo prenderci, ci prendiamo. Tutto quello che può arrivare di buono, di positivo, di piacevole, di gradevole, ce lo prendiamo ovviamente.
speriamo di riuscire a sdoganare un po' questo concetto di cantate in inglese, quindi non, la cosa cozza un po' col territorio. Siamo nel 2014, insomma, infatti il riscontro sulle radio, almeno quelle lì universitarie o quel tipo di target lì, è abbastanza buono. Speriamo di sdoganare il concetto e il prodotto fuori, di arrivare ad un giro sempre più largo, sempre maggiore. Questo è il nostro obiettivo per il futuro. Ragazzi, grazie e in bocca al lupo. Grazie a voi.